È partito il progetto Mani in pasta in cucina, l'inclusione a più gusto, con l'avvio nei locali dello spazio 06 dell'Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina dei laboratori di cucina realizzati con la collaborazione degli studenti e dei docenti dell'Ipseo a Gagliardi di Vibo Valentia, comunemente conosciuto come l'Istituto Alberghiero, e del sostegno della Baker Hughes di Vibo Marina. Il progetto è rivolto prioritariamente agli alunni con disabilità che frequentano i due istituti, al fine di sostenere e incoraggiare una maggiore fiducia in se stessi e migliorare la loro autonomia all'interno di contesti familiari e di vita reale, un modo affinché quanto appreso quotidianamente possa trovare applicazione pratica nelle azioni di tutti i giorni. Gli studenti dell'alberghiero, guidati dai loro docenti, si recheranno presso le cucine dello spazio 06 di Vibo Marina in base ad un preciso calendario, creando così un'opportunità di crescita e di socializzazione alla scoperta della nobile arte della cucina. Parte da questa scuola questo progetto che vuole essere inclusivo? Sì, è un progetto che punta sull'inclusione come valore fondamentale, l'inclusione che da sempre fa parte di questo istituto comprensivo, ma di tutte le scuole poi dal resto, perché una scuola che guarda l'inclusione e che mette al centro l'inclusione all'interno di ogni proposta progettuale è davvero una scuola di valore, una scuola che guarda quelli che sono poi i principi della nostra Costituzione. E quindi noi proprio con questo progetto abbiamo voluto affrontare diverse tematiche, anche quelli interdisciplinari legati all'orientamento, e quindi ecco perché è un progetto che a 360 gradi, che siamo fiduciosi e sicuramente porterà anche ad altre collaborazioni e sinergie con il resto del territorio. La collaborazione tra istituti porta a risultati del genere e chissà che non nascono nuovi chef attraverso un'operazione simile. Ma è fondamentale, perché la scuola è comunità, è una comunità educante, quindi che ci sia una scuola o l'altra non è importante, è l'essere insieme e il ritrovarsi. In questo caso i nostri studenti, gli studenti dell'alberghiero guidati dai loro professori, si ritroveranno con le mani in pasta insieme ai più piccoli, i bambini dell'Istituto Comprensivo Vibo Marina, sia per mettersi al servizio ma anche e soprattutto per crescere in uno spirito di empatia, di solidarietà e anche di formazione di una persona che sappia che senza l'altro non si va da nessuna parte, insieme si può ottenere un grande risultato. E chissà, magari i prossimi chef, le prossime brigate saranno delle brigate veramente colorate, fatte di grande unione tra le due scuole. Perché un'azienda decide di affiancarsi e appoggiare un'iniziativa come questa? Un'iniziativa del genere rispecchia pienamente quelli che sono i valori dell'azienda che rappresento, della Baker Hughes Nuovo Pignone. È un progetto che punta tanto sull'etica, la legalità, sulla promozione della diversità come valore e non come qualcosa di negativo, accezione negativa, perché la diversità aggiunge valore. Siamo tutti diversi e quindi dobbiamo puntare all'inclusione per dare a tutti le opportunità di essere quindi uguali.